Rivive come simbolo di legalità l'auto del giornalista del Mattino Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra nel settembre del 1985. La sua Meari fu ritrovata poco prima di iniziare a girare il film Fortapascio di Marco Risi, che racconta la sua storia. E su iniziativa della Fondazione Polis, presieduta dal fratello Paolo, quella macchina è divenuta oggetto di un concorso internazionale di idee per realizzare un'installazione artistica da sistemare al Vomero. Questa mattina, con il sindaco Luigi De Magistris ed i componenti della giuria che l'hanno selezionata, è stata presentata l'opera vincitrice dell'architetto napoletano Vincenzo De Luce, che sarà installata nella rotonda di Via Caldieri il 23 settembre 2013. La nostra idea era quella di legare Giancarlo e la sua Meari alla strada, la strada che affrontava ogni giorno alla ricerca della notizia e della verità. E una frase che ci ha particolarmente colpito di Paolo Siani: noi siamo ancora qui perché non abbiamo dimenticato e non vogliamo dimenticare, che è posto all'ingresso del nostro monumento in cima. Questo passa attraverso l'impegno, la volontà di tante persone, e io ringrazio molto il sindaco di Napoli perché ci è voluto tanti anni. È un sindaco giovane, appassionato, che crede veramente nella legalità perché questa cosa si realizzasse effettivamente, e la cosa che mi emoziona è che rimarrà per sempre nella nostra città il ricordo di Giancarlo. Il concorso, ispirato alla vettura di Siani, è stato organizzato con il contributo di Regione, Provincia e Comune e della Quinta Municipalità, per creare un luogo dedicato alla memoria e all'impegno sociale di tutte le vittime innocenti della criminalità. Non è un simbolo di morte, ma un simbolo di vita di questo giovane eroe, giornalista precario, che per non piegare la schiena e non girarsi dall'altra parte ha raccontato verità scomode, e per quelle ha pagato un prezzo. Però le sue idee camminano sulle nostre gambe, e come si è visto oggi c'è tutta la città unita in questa iniziativa. Il 23 settembre del 2013 ci sarà la macchina a Piazza della Legalità.